gentlemen, Musica Venezia would like to welcome you to the Carnival of Venice 2019. This evening we would like to present Petrushka, a Russian carnival, so that we may share with you the Russian version of carnival celebrated every year in St. Petersburg, which Igor Stravinsky immortalized in 1911 in his famous ballet, Petrushka. Signore e signore, Musica Venezia vi dà il benvenuto al Carnevale di Venezia 2019. Questa sera vorremmo presentarvi Petrushka, un carnevale russo, per condividere con voi tutti la versione del carnevale russo celebrato ogni anno a San Pietroburgo, immortalato da Igor Stravinsky nel 1911 nel suo famoso balletto Petrushka. This ballet is part of the Neo-Russian movement in the second half of the 19th century, when Russian artists, poets, and musicians who had imitated Western culture for so long finally turned to their own rich traditions for inspiration. In this ballet, Stravinsky turns to the Russian version of carnival. Questo balletto è parte del movimento neo-russo della seconda metà del XIX secolo, quando gli artisti, i poeti e i musicisti russi, che imitarono la cultura occidentale per tanto tempo, alla fine si ispirarono alla loro ricca tradizione. In questo balletto Stravinsky celebra il carnevale nella versione russa. For example, in the ballet, on the balcony of a theater is the Russian grandpa, an actor with a false beard who tells jokes about his wife and attracts the crowd to the theater performance. In questa immagine, per esempio, vediamo nel balletto, sulla balconata del teatro, un nonno russo, un attore con una falsa barba, che si prende gioco di sua moglie e attira la folla al teatro per lo spettacolo. In the Russian carnival there is always the performance of a dancing bear, which is also in Stravinsky's ballet. Nel carnevale russo viene sempre rappresentato un orso danzante, come in questo balletto. In music, the neo-Russian movement began with Rimsky-Korsakov and Mussorgsky in 1856. For so long, the Russians had imitated Western music, but they finally turned to their own tradition with different tonalities and rhythms. Petrushka is typical of this movement. Stravinsky takes melodies from Russian folk songs but transforms them into a modern avant-garde style that is typically his own. Nella musica, il movimento neorusso inizia con Rimsky-Korsakov e Mussorgsky nel 1856. Per tanto tempo i russi imitarono la musica occidentale, ma alla fine si rifecero alla loro tradizione, con tonalità e ritmi diversi. Il balletto Petrushka è tipico di questo movimento. Stravinsky prende le melodie delle canzoni popolari russe, ma le trasforma in uno stile moderno. However, this ballet is not directly related to the original Petrushka puppet show. In the ballet, the puppets are marionettes, not the blood puppets of the version at the Russian carnivals. The original Petrushka is a satire on different social types, like a quack doctor. They cheat and deceive, and at the end of each scene, Petrushka, ugly, hunchbacked, vulgar, punishes each one, beating them with his club. Questo balletto non è direttamente legato allo spettacolo Petrushka del Carnevale Russo. Era originariamente un teatro dei burattini e non un teatro delle marionette come in questo balletto. La Petrushka originale è una satira sui diversi tipi sociali che ingannavano e imbrogliavano. Alla fine di ogni scena, Petrushka, brutto, sgobbato, volgare, punisce ciascun personaggio picchiandolo con il suo bastone. In the ballet, the characters are reminiscent of the Commedia dell'arte in the French version. The original Italian Pietrino is in fact nasty and aggressive, a minor character in the Italian Commedia.
But in France, it was transformed into Pierrot, popular in the version of the man Jean-Gaspard de Bourreau at the beginning of the 19th century. He is timid, sensitive, and suffers from his love for Columbine, who prefers the aggressive Harlequin. This year, the theme of the carnival events is La Moon, and Petrushka as a Pierrot figure is indeed a figure associated with the moon, melancholy, timid, and passive. Nel balletto, i personaggi sono reminiscenze della commedia dell'arte nella versione francese. Il personaggio originale italiano, Pietrino, è astuto e aggressivo, un personaggio secondario della commedia. In Francia fu trasformato in Pierrot, popolare nella versione del mimo Jean-Gaspard de Bardot all'inizio del XIX secolo. È timido, sensibile e soffre per l'amore verso Colombina, che preferisce l'aggressivo Arlecchino. Quest'anno il tema del Carnevale di Venezia è la luna e Petrushka, come Pierrot, è infatti un personaggio associato con la luna, melanconico, timido e passivo. Benoit transformed the Petrushka figure into Pierrot, Harlequin into the Moor, and Columbine into the ballerina. However, although Petrushka loses Columbine, at the end he triumphs. Murdered, his artistic spirit appears, and on the top of the puppet booth, he thumbs his nose at the charlatan. It is the artist who wins, and not the insensitive, obtuse man of action. Benoit trasformò la figura di Petrushka in Pierrot, Arlecchino in Il Moro e Colombina in Ballerina. Sebbene Petrushka perde Colombina, alla fine lui trionferà. Nonostante sia stato ucciso, appare il suo spirito artistico e dall'alto del tetto del teatrino sbeffeggia il ciarlatano. È l'artista che vince e non l'uomo di azione, insensibile e ottuso. Please turn off your cell phones. No photos or visual recordings are allowed without permission of Musica Venezia. Buon ascolto. Per favore, vi preghiamo di spegnere i cellulari. Non sono permesse foto né registrazioni visuali. Buon ascolto a tutti quanti.
Thank you.
Thank you.
Thank you.